farmaci che fanno sì che questi papillomi vengano distrutti, oppure se tendono ad essere in numero notevole oppure tendono ad essere di notevoli dimensioni, si effettua una terapia chirurgica. Una terapia chirurgica può essere effettuata o con la crioterapia, che consiste nel congelare letteralmente il papilloma, che poi piano piano va in necrosi, si stacca e non si ripresenta, oppure con la terapia chirurgica classica, con un elettrobisturi che fa sì che tutti questi papillomi vengano proprio bruciati letteralmente fino alla base, per far sì che poi non si possano ripresentare. E questo specialmente quando sono in numero notevole e quando sono di grosse dimensioni. Grosse dimensioni perché quando sono di grosse dimensioni, con la crioterapia difficilmente si arriva alla base. Invece con l'elettrobisturi si riesce dalla base a recidere il papilloma e poi a cauterizzare tutta la zona sottostante. E una volta effettuata questa terapia, il cane guarisce definitivamente o ci possono essere delle ricadute? Ma diciamo che la maggior parte delle volte è risolutiva. Dico la maggior parte delle volte perché in alcuni casi invece vi possono essere delle ricadute. Se il virus non è stato eliminato, se i papilloni sono stati eliminati totalmente e se vi è qualche zona dove magari c'era un papilloma in fase di crescita che non è stato visto, quello può ripresentarsi. Non è facile che ciò avvenga, non è facile che ciò avvenga perché spesso con la distruzione degli altri papillomi è come se si creasse una specie di autovaccino che fa sì che successivamente il cane venga protetto da eventuali altri contagi. E se ne forma qualcuno nuovo di papilloma, questo autovaccino fa sì che il sistema immunitario riesca a debellarlo prima ancora che aumenti di volume. Bene, dottore, io quindi la ringrazio per essere stato con noi, per i suoi consigli che sono come sempre importantissimi e le do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Eccoci qui pronti anche per questa sera per parlare della salute dei nostri animali, naturalmente in compagnia del dottor La Rosa. Buonasera, dottore. Buonasera. Allora, oggi parliamo di gravidanza isterica, ci suggerisce l'argomento Susanna che ci scrive da Latina. Mi rivolgo al dottor La Rosa, ho una cagnetta di ormai 4 anni, da più di un anno presenta periodicamente un gonfiore alle mammelle e a volte è triste e abbacchiata. Mio figlio, che è molto amante dei cani, mi ha detto che potrebbe trattarsi di gravidanza isterica e mi hanno detto anche che se la faccio accoppiare almeno una volta il problema si risolve. Volevo sapere se è vero, volevo una sua conferma. E se è possibile anche qualche chiarimento in più su questo argomento. La ringrazio in anticipo, Susanna. Allora, dottore, i sintomi che presenta la cagnetta di Susanna possono riportare a una gravidanza isterica e ce ne sono altri sintomi che magari Susanna non ha notato e che possono dargli un'ulteriore conferma che si tratti di gravidanza isterica? Ah, da quello che descrive Susanna, sì, potrebbe essere effettivamente un caso di gravidanza isterica. Di solito si instaura dopo circa 2 mesi dal calore, proprio perché 2 mesi è il periodo di durata della gravidanza normale nelle cagnette, e quindi dopo questo tempo può presentarsi una sintomatologia tale che simula una gravidanza. Oltre all'aumento di volume delle mammelle, a volte si arriva anche alla produzione vera e propria di latte, quindi le mammelle aumentano di volume e comprimendo il capezzolo si ha proprio la fuoriuscita di latte, poi la cagnetta, se ha dei pupazzi, cerca di portarseli nella cuccia o in posti dove lei si è creata una cuccia, proprio perché è come se simulasse una vera e propria gravidanza. E la cosa ottimale intanto è farla vedere, visitare per vedere un attimino se effettivamente è una gravidanza isterica, una falsa gravidanza, oppure se è una gravidanza reale, perché a volte arrivano dei casi di cagnette che sono portate alla visita perché si pensa che vi sia una falsa gravidanza, invece sono in uno stato di gravidanza reale perché magari era scappata o qualche maschio è riuscito a entrare nel giardino dove stava la cagnetta, e quindi si rischia poi di avere seri problemi, anche perché il farmaco che si dà per
per bloccare la gravidanza isterica, è un farmaco che poi può stimolare addirittura il parto prematuro e può dare altri problemi. Non è vero il fatto che se la si fa accoppiare almeno una volta si evitano poi i problemi successivi di gravidanza isterica. Quindi sono delle cagnette che nonostante la gravidanza, ai calori successivi, quindi dopo circa due mesi, rianno nuovamente problemi di gravidanza isterica. Ma che cos'è la gravidanza isterica? Sia nel periodo della gravidanza normale che nel periodo della falsa gravidanza c'è un ormone, la prolattina, che è quella che porta alla produzione di latte, viene secreta a livello cerebrale da una ghiandola, nell'ipofisi, e fa sì che partano tutti i meccanismi di produzione del latte. In questo caso alcune cagnette, di solito quelle molto emotive, molto iperattive, non si sa per quale motivo, cominciano ad avere questa produzione di prolattina che simula una vera e propria gravidanza, che in assenza però dei cuccioli reali. E uno dei rischi è che poi con l'aumento di volume delle mammelle, la presenza di latte, possano poi crearsi dei problemi di mastite con infezioni delle mammelle, che poi vanno curati per bene, per evitare poi seri problemi. Se il cane è sterilizzato, c'è il rischio di gravidanza isterica? No, perché in quel caso asportando sia le ovaie che l'utero sia una diminuzione totale di produzione dell'ormone che porta a questo problema. Può capitare qualche caso, ma è molto raro. Quindi la sterilizzazione è uno dei modi per evitare questo problema successivamente. A tutti i cani può avvenire la gravidanza isterica o ci sono razze più predisposte a questo tipo di problema? Ma più che razze predisposte, vi sono delle tipologie di cani più predisposti. Di solito sono quelli che sono molto emotivi e che sono dei cani delle cagnette iperattive, iperemotive, e sono quelle che più di frequente possono avere problemi di gravidanza isterica. Può presentarsi sia dopo ogni calore e sia saltuariamente, per esempio un calore sì, uno no, oppure ogni un certo numero di anni presentarsi a gravidanza isterica e non in altri casi. Quindi non è una regola generale ben precisa per questo tipo di patologie. Poi non è una vera e propria patologia, ma è un problema più mentale che non una patologia vera e propria, a meno che poi non si instaurino in altri problemi. A volte i cani, soprattutto le femmine, perdono qualche goccia di pipì o anche di più di qualche goccia in giro per la casa o in macchina, insomma non negli spazi aperti. Questo può essere legato in qualche modo alla gravidanza isterica? Ma dalla gravidanza isterica di solito no, di solito un po' più dipendere dalla presenza del calore. Durante il periodo del calore le cagnette possono avere quindi delle perdite di pipì in giro per casa, o delle incontinenze mentre dormono, quindi incontinenze notturne. È meno frequente durante la gravidanza isterica. Nel caso delle cagnette sterilizzate, questo problema può presentarsi in una piccolissima percentuale di casi. Piccola percentuale di casi, e tra l'altro per periodi momentanei. La sterilizzazione può far sì che la cagnetta non riesca più a controllare l'urinazione, perché per problemi di innervazione di una piccola valvola che controlla la fuoriuscita della pipì, che è il detrusore della vescica, e che a volte è innervato in modo non efficace, può far sì che durante la notte, quando la cagnetta dorme, quindi quando si rilassa, possa perdere un po' di pipì. Ma di solito vi sono dei periodi ben precisi, quindi per periodi brevi, e poi con alcune terapie farmacologiche si può anche evitare questo tipo di problema. Adesso ci dobbiamo interrompere perché c'è un po' di pubblicità, ma restate con noi perché dobbiamo ancora parlare delle cure, delle prevenzioni a questo problema. Quindi ci vediamo fra pochissimo, sempre qui all'interno della nostra rubrica di Cabao Miao.
Eccoci ancora qui, ci eravamo interrotti nel bel mezzo di una chiacchierata con il dottor La Rosa e parlavamo di gravidanza isterica, abbiamo detto quali possono essere i sintomi, le cause e quali razze sono più predisposte a questo tipo di problema, quindi adesso andiamo avanti, parliamo appunto di come si può prevenire la gravidanza isterica e se ci sono, quali sono le cure. Uno dei modi per prevenirla in modo definitivo è la sterilizzazione della cagnetta, quindi sterilizzarla asportando sia ovaie che utero, in quel caso riusciamo a eliminare il problema della gravidanza isterica, oppure all'inizio del, cioè se uno sa che la sua cagnetta dopo ogni incalore ha questo tipo di problema, cercare di anticipare la somministrazione di alcuni farmaci per non arrivare alla produzione vera e propria di latte ed evitare poi patologie successive a carico delle mammelle. Una cura farmacologica può essere necessario somministrarla quando si arriva alla produzione di latte vero e proprio. Allora, in alcune cagnette si ha una falsa gravidanza con un lieve aumento di volume delle mammelle che poi regredisce nel giro di qualche settimana e in quel caso non si somministrano farmaci. In altri casi, con alcune cagnette invece si ha una produzione eccessiva di latte, allora in quel caso è necessario, con dei farmaci che inibiscono la produzione di prolattina, a far sì che si blocchi la lattazione, e quindi è una terapia farmacologica. Poi per la terapia chirurgica, beh, quella è una terapia definitiva, ma che fa migliorare sia quello di problema che migliora altri problemi legati all'assenza di produzione di alcuni ormoni, di altri tipi di ormoni. Invece adesso ho una domanda che non riguarda la gravidanza isterica ma la gravidanza normale, per soddisfare la curiosità di una nostra montatrice Sabrina, che voleva sapere se può succedere anche al cane e al gatto, una volta partorito, di avere una mancanza del latte per i propri cuccioli. Sì, può succedere sia ai cani che ai gatti che per vari motivi non abbiano latte quindi successivamente al parto. In questi casi si dovrà cercare di trovare una cagnetta, una gattina che abbia allattato altri cuccioli e cercare di dare a lei, di far attaccare su di lei questi nuovi cuccioli, oppure bisogna allattarli in modo artificiale. Vi sono vari tipi di latte, sia in polvere che già diluito, formulato appositamente per cuccioli di cani o cuccioli di gattini, e in quel caso ci vorrà tanta pazienza e cercare un attimino di svezzarli per portarli avanti e sostituirsi così alle cure materne. E sempre riguardo questo argomento, anche i cani e i gatti hanno l'istinto materno oppure non si interessano più di tanto dei loro cuccioli? Sì, hanno un notevole istinto materno. Anche lì ci sono delle eccezioni, ci stanno le cosiddette cagnette o gattine che vengono considerate delle buone mamme e ci stanno pure quelle che vengono considerate delle cattive mamme, tra virgolette cattive mamme.